Ciao a tutti e benvenuti in appuntamento in giardino. Come ho detto nel video precedente, si ricomincia con i lavori in giardino. Sono veramente molto contento perché comunque è sempre un'attività fisica. Io essendo un pochettino sedentario, abbastanza sedentario, il giardino mi porta a fare del movimento. Ho cominciato anche a fare delle camminate veloci, 3 volte la settimana, proprio per muovermi. Nel video di Staffarda avevo appunto detto che la parola per me quest'anno è movimento. A me mancava molto il movimento in giardino dei mesi estivi dell'anno scorso, primaverili ed estivi, perché comunque ero molto attivo e anche stimolato da ciò che il giardino può offrire. Quindi si parte, adesso ci sono delle giornate di sole molto piacevoli, fa freddo ma non eccessivamente, almeno durante le ore centrali della giornata. Adesso sono più o meno le 11 del mattino, ma si sta bene, io sono col maglioncino. E uno dei primi lavori che vorrei fare qua nel mio giardino è appunto quello della pulitura delle fragole e anche la zona dei cavoli, perché nonostante il freddo che blocca le piante in giardino, l'erba comunque continua sempre nei momenti più adatti a svilupparsi. Quindi qua la parcella delle fragole è stata anche un po' invasa da erbaccia anche lungo il percorso. E quindi in questo video voglio fare un po' di pulizia sia nei cavoli per togliere un po' di questa erba che ha colonizzato un po' il tutto e dargli un aspetto un po' più piacevole, così già una prima parte dei lavori in giardino è fatta. I mesi del tardo autunno e dell'inverno fino a febbraio, marzo, fino a fine marzo possono essere momenti ideali, anche perché non so come si svolgerà poi la stagione, se arriveranno nuove nevicate nel corso del mese di febbraio, che è molto probabile, tornerà questo freddo intenso. Quindi vorrei fare un lavoro che non ho fatto in tardo autunno e che è necessario fare quando si tratta di fragole, perché le fragole nel tardo autunno hanno bisogno già di essere un po' protette. Io anche questo è un lavoro che non ho fatto. Le piante stanno bene perché è vero che ha fatto questo freddo intenso ed è vero che anche la temperatura alcune notti è scesa a meno 5, ma questo è stato solo per una settimana. Poi si sono mantenute comunque sugli 0 gradi, meno 1, più 1, e quindi comunque le fragole hanno un pochettino patito, però sono ancora vive, e le foglie sono bellissime e quindi questo è il momento per, comunque anche se in ritardo, per cominciare a proteggerle, anche perché appunto non so come si svolgerà il corso dell'inverno e quindi potrebbe veramente scendere parecchio la temperatura, potrebbe fare tutta una serie di nevicate e questo può continuare a gelare il terreno e mettere alla prova le piante delle fragole. Quindi in questo video adesso toglierò un po' di erba che ha colonizzato la parcella delle fragole e anche quella dei cavoli e poi dopo cercherò di proteggerle con un po' di paglia, cercando di inserire un po' di paglia oppure con un tessuto non tessuto. Vediamo, proverò a inserire la paglia tra una piantina e l'altra, un'operazione abbastanza complessa. Però se non mi convince, piuttosto prenderò il tessuto non tessuto e lascerò sopra la pianta delle fragole una sorta di protezione. Quello che bisogna fare adesso comunque è cominciare a togliere un po' di erba e ridare un po' a questa parcella del mio orto un aspetto un po' meno trasandato, proprio perché sia pronto poi in primavera per partire con delle nuove coltivazioni. Un accessorio del giardino che trovo molto utile è questo secchio di tessuto con un fil di ferro a spirale che lo tiene su ed è veramente molto utile per inserire all'interno gli scarti vegetali. Io userò una paletta cercando di allargare le mie piante di fragola e poi andrò a tirar via tutto ciò che c'è all'interno per quello che riguarda le erbacce che hanno colonizzato questa parcella. Sarà un'operazione abbastanza lunga, per fortuna il terreno è morbido, c'è un bel sole quindi ha ammorbidito un po' la terra gelata e quindi cercando di non disturbare eccessivamente le piante andrò a pulire un po' come posso da tutto ciò che c'è di invasivo. Thank you.
Bene, il lavoro per quello che riguarda questa parcella dell'orto, delle fragole e dei cavoli è quasi terminato, diciamo. Lì mi manca ancora un pezzettino di tessuto non tessuto per coprire le fragole. Io ho utilizzato un tessuto non tessuto che avevo nel garage, quello che vi avevo fatto vedere nel video dedicato alle piante e il gelo, quel pezzo. Non ho voluto comprare un nuovo tessuto non tessuto, ho provato con questo facendo dei rattoppi e alla fine sono riuscito a coprire più o meno tutta la superficie. Manca solo quel pezzetto lì, se troverò un altro pezzo di tessuto non tessuto in garage magari glielo aggiungerò, così tanto per non dover spendere in tessuto non tessuto che poi mi avanza e comunque anche sempre un discorso di riciclo, quindi attrezzandosi un attimino, recuperando dei materiali, si riesce a fare comunque sempre un qualcosa di utile nel giardino. Nell'appezzamento dei cavoli ho usato la paglia che non ho voluto usare nelle fragole perché sarebbe stato un po' troppo complicato inserire la paglia tra una pianta e l'altra, un lavoro veramente molto lungo. Col tessuto non tessuto tutto è stato un po' più veloce e in questo modo le fragole hanno questa protezione che sarà quella di questi 2 mesi. Febbraio e marzo, questi 2 mesi che arriveranno, soprattutto febbraio perché può essere un mese caldo in alcuni momenti, ma particolarmente freddo anche in altri. Non sappiamo bene come sono ormai le stagioni, quindi c'è sempre da aspettarsi qualcosa. Nel caso ci sia un'alta temperatura per un lungo tempo, piuttosto, siccome l'ho legato in questi archetti che ho fatto ricavato da degli archi che si erano rovinati, li ho piegati. Dandogli una forma per abbassare un po' l'archetto e farlo spezzandolo in due, cercare di fare più archetti bassi in modo da far sì che il telo non sia a contatto con le piante. In questo modo, avendolo legato sugli archetti, posso poi farlo scorrere e quindi aprire e chiudere in base alla temperatura della settimana. Se ci sarà una settimana particolarmente tiepida, allora questa copertura verrà tolta in modo che le piante possano usufruire anche di una buona luce solare. La paglia nell'appezzamento, nella piccola parcella dei cavoli, l'ho inserita perché, come ho già detto in altri video, non mi piace lasciare la terra nuda nell'orto, quindi mi piace sempre coprirla. La paglia in questi 2 mesi comunque si disfa un pochettino, quindi entra un po' nel terreno, fornisce qualche nutriente al terreno e comunque una parcella col terreno coperto rimane sempre protetto dagli agenti atmosferici. Sto parlando sempre di terreno. Quindi, ho inserito un pochettino di paglia, i cavoli poi li raccoglierò prossimamente per essere mangiati, ne ho ancora uno, due, tre, ho un piccolo cavolo rosso ma lo lascerò lì per vedere se si sviluppa, mentre il cavolo nero toscano continuerò a raccogliere le foglie partendo sempre dal basso in modo che la pianta possa crescere sempre un po' in altezza e regalare sempre queste foglie squisite. Quindi il lavoro delle fragole fatte. Non è proprio bellissimo, ma è stato fatto con un lavoro di recupero, tanto servirà soltanto per questi 2 mesi. E poi toglierò tutto, procederò di nuovo con una pulizia dalle erbe che crescono all'interno. E voilà, uno dei primi lavori del giardino è stato fatto e quindi mi dedicherò poi prossimamente anche a togliere le erbe infestanti dagli iris che ho piantato nel percorso del giardino del pezzo in più del giardino che ho creato l'anno scorso dopo il taglio degli alberi, con questo sentiero di iris. Lì ci sarà anche da pulire un po' attorno agli iris per liberarli un po' dalle erbe. Ricordiamoci che gli iris non gradiscono molto la presenza di erbe infestanti nelle vicinanze, quindi è sempre bene tenere le piante degli iris puliti. Comunque, abbiamo 2 mesi di tempo e quindi c'è tutto il tempo per dedicarsi pienamente al giardino e tornare a fare un po' di attività fisica in giardino, che è, secondo me, a mio parere, a parere personale, è l'attività fisica più bella del mondo. Adesso vi saluto e vi rimando al prossimo appuntamento in giardino, sarà sempre dedicato ai lavori, vediamo quale altro lavoro deciderò di fare, approfittando sempre di queste giornate, oggi particolarmente tiepide, meno male, non c'è questo freddo intenso. Ciao a tutti e al prossimo appuntamento, ciao ciao!